La TV italiana in collaborazione con la Gazzetta Meridionale, sono con Gianni Colaiemma. Buonasera, buonasera a voi. Colaiemma, chiaramente il direttore artistico per quanto riguarda il Teatro Bari. Colaiemma, il Teatro Bari, questo teatro in un momento dove la cultura, insomma, vive momenti un po' particolari, insomma. Ci vuole coraggio, ci vuole forza, ci vuole prodotto, ci vuole... Che cosa ci vuole per far sì che un teatro possa, diciamo, camminare con le sue gambe? Lo hai appena detto tu, ci vuole coraggio e soprattutto... Non dispiace, si alzi un po' il tono della voce. Sì, la vogliamo rifare, oppure no. Ci vuole soprattutto coraggio. Coraggio di aprire un'attività in una città difficile come questa nostra che è Bari. Ma non è che sia difficile dal lato di biglietti. Cioè, certo, che l'utenza c'è, sei molto seguito. La gente va. E coraggio perché le spese sono molte. Certo. Questa è quasi 30 anni questa struttura. E ti posso assicurare che in 30 anni ne abbiamo viste cotte di colore. Abbiamo visto intorno a noi gente che si è arricchita anche tramite i contributi pubblici, allora, mai attraverso i biglietti. Ed è questo che ci fa male, perché si crea una concorrenza sociale. C'è chi lavora tanto e deve riuscire a sopravvivere. Veramente la parola è sopravvivere. C'è chi invece lavora di meno, lavora piuttosto nei corridoi, lavora negli uffici pubblici. E da lì loro guadagnano certamente di più. Il problema è uno solo, non c'è stata mai, io non appartengo a nessun partito, ma non c'è stata mai una coerenza, o destra o sinistra o centro, che sia venuta al governo o regionale o comunale, che abbia mai preso l'impegno di aiutare tutti. Io non parlo di misura uguale, parlo soltanto di misura precisa. Se la possibilità di aiutare la struttura rispetto a una compagnia, il metodo c'è. Noi che facciamo sto lavoro da tanti anni. Avvicinati, ti dico, scusa. Sì, continuo. Il metodo è uno solo. Frequentarli sti posti. Quello chiedo io a chi ci governa. Frequentate, notate, vedete chi spende di più, chi si impegna di più, chi affronta testi nuovi, testi particolari. Perché in quella maniera si può aiutare anche il pubblico. Come? Gianni, scusami se ti interrompo. L'osservazione è giusta, è come il cinema. Ci sono, credetevi, tantissimi film realizzati, mai fatti vedere, che hanno preso fior di contributi e quindi film inutili praticamente. Io ripeto sempre che la cultura e soprattutto il teatro è radici, origine, tradizioni, la forza di un popolo è proprio questo. Ecco, il sorriso e anche le proprie radici. In un'epoca dove si sta omologando un po' tutto, ci stiamo omologando, non stiamo capendo più se siamo più italiani, tedeschi, alla fine dei conti. Allora, la cultura è uno dei settori fondamentali dove investire, non solo proprio per le origini, o non solo proprio come attività imprenditoriale e attività produttiva, ma soprattutto per far rivivere un popolo che oggi come oggi ha difficoltà. Ecco, ma se lo Stato dovesse fare un contributo, dovesse contribuire anche al costo del biglietto praticamente, quindi aiutare i cittadini a... come la vedresti? Ottimamente, perché pagherebbe il cittadino, soprattutto se dovesse esserci un biglietto al botteghino, molto meno. E a questo punto aiuterebbe le strutture, le compagnie a lavorare tranquillamente. Si potrebbero acquistare i biglietti. Certo. E quindi la gente verrebbe. Quindi sei d'accordo che il contributo dovrebbe essere proprio sul costo del biglietto? Aiutare un pullman ad arrivare dalle parti della periferia, aiutare i ragazzi a scuola, portarli a teatro. Certo. Perché è da lì che comincia poi la passione. Qui invece si usa diversamente. Si usa diversamente, portare purtroppo, dico purtroppo, i ragazzi, portarli a un teatro particolare dove l'80% si spaventa dalla parola teatro. Certo. Invece bisogna facilitare, cominciare dalle scuole elementari, cominciare dalle scuole medie, portarli a un teatro, io parlo di teatro comico, perché la risata è difficile farlo. È difficilissimo, certo. Però attraverso un testo classico, quale può essere un Molière, uno Shakespeare, e avvicinare il pubblico delle scuole, la comicità, non farli spaventare, perché poi un giorno da grande non devono spaventarsi se i cartelloni vedono un Pirandello, se vedono Molière, Shakespeare, che non conoscono, cioè lo conoscono in un corpo scolastico, magari sarà stata una giornata da incubo, perché li portano a vedere queste tragedie, non è più
tempo di tragedie. La gente ha bisogno di avvicinarsi al sorriso. E il sorriso, ti assicuro che è terapia. Molta gente è triste, quando è uscita da qua, molti spettacoli, mi ha ringraziato, perché ha detto, già per 2 ore io ho dimenticato i problemi che ho fuori. E per lui è più difficile, perché noi i problemi ce li abbiamo tutti. Noi dobbiamo invece fare in modo che una volta nei camerini devi cambiare faccia, devi osare, perché li devi far divertire, devono divertirsi, capire, anche soffermarsi per farli pensare. Ed è veramente, credimi, è una missione. O ce l'hai nel passato, perché se non ce l'hai, se finisce il gioco, diventa lavoro. Mi trovi d'accordissimo. Cosa dire? Io Gianni ascolta, al di là di fare molti programmi televisivi, talk show vari, conduco anche un programma radiofonico molto simile alla Zanzara e ti voglio come ospite. Ti voglio come ospite, quindi magari lo ritroveremo in radio con me o nei miei talk show, insomma, perché effettivamente bisogna assolutamente sostenere non solo la cultura, ma soprattutto voi pazzi, posso dirlo? Che oggi lottate in questo? Beh, oggi saggi pazzi, dai. Sì, è vero. Saggi pazzi, questi cari amici saggi pazzi che veramente ci danno un supporto forte. Alla prossima, grazie Gianni. Grazie a voi, grazie.